tre campioni che hanno già provato tutto girano il mondo alla ricerca di novità ed esperienze entusiasmanti, in un viaggio alla scoperta di personaggi unici e dell'innovazione che si nasconde dietro ogni sport. Un racconto appassionante, tra sfide incredibili e talenti sorprendenti, per scoprire ancora nuove, incredibili emozioni. Loro sono Antonio Rossi, Tonio Liuzzi e Yuri Keiki. E questo è Nissan The Quest What If. Innovazione che sorprende. In questa puntata di Nissan The Quest. Chi ha detto che lo skateboard sia uno sport riservato ai soli playground urbani e lo snowboard alla sola stagione invernale? E se invece non fosse così, se pensate di aver già visto tutto, preparatevi a cambiare idea. Vi avevamo detto che avremmo fatto un viaggio pieno di sorprese e fino a questo punto abbiamo mantenuto le promesse. Anche questa volta sarà ancora così, perché gli indizi di questa puntata sono uno snowboard e una mountain bike. Quindi vuol dire che qualcuno va allo snowbike o al mountain board? Beh, credo di sì, a giudicare dalla guest di oggi. Martina Lippolis, classe 87, talento indiscusso del mountain board a livello pro. Dal 2011 ad oggi è stata campionessa italiana nella specialità freestyle, campionessa italiana ed europea nelle specialità downhill ed ancora campionessa mondiale specialità board cross. E non ha nessuna intenzione di fermarsi qui. Ah, quindi esisterebbe la mountain board? Non lo so. Tu segui il navigatore, sicuramente ne vedremo delle belle. Per questo appuntamento di Nissan The Quest siamo arrivati in Piemonte, più precisamente nel punto più alto della città di Torino, il Parco della Maddalena. Un colle che si estende per ben 90 ettari e che si innalza per più di 700 metri sulla città dell'amore, ricco di vegetazione, sentieri e percorsi sterrati. Ma noi non siamo venuti certo per passeggiare. Cosa ci facciamo qui? Non resta che scoprirlo. Bentornati su Nissan The Quest What If. A giudicare dagli indizi, anche in questa puntata avremo a che fare con tavole e freestyler. E come abbiamo già visto a Roma, da questi ragazzi ci si può aspettare davvero di tutto. Quindi non ci resta che scoprire il mountain board, ovvero montagna. E siamo in montagna, quindi ci siamo. Tavola, ma senza neve. Quella poi la vediamo. E pazzi scatenati. Antonio, su questo, guarda, come al solito, vedrai, non ci sono dubbi. In effetti, ne abbiamo incontrati parecchi. Pazzi scatenati e continuiamo a incontrarli. Ciao. Ciao Martina. Finalmente una guest donna, meno male, guarda. Oh. E che donna, campionessa del mondo di mountain board. Sì, mountain board, specialità border cross. Che non è quindi downhill o freestyle. No, no, è qualcosa di più tranquillo, non ci sono i salti, non ci sono le evoluzioni, ma si parte contemporaneamente in quattro dai cancelletti. Ha detto qualcosa di più tranquillo, non so se avete sentito, poi vedete quanto sarà tranquilla la situazione. Io ti voglio vedere in azione, andiamo a cercare lo spot giusto. Andiamo. Ma sei forbito nel linguaggio? Spot, certo. Eccetera, vabbè. Mentre loro vanno a cercare lo spot giusto, noi gustiamoci questa nuova sfida What If in compagnia di Tonio Liuzzi. A più tardi, nello spot giusto. Andiamo. What If non è solo una domanda. What If è la filosofia che anima il mondo Nissan Motorsport e non solo. What If vuol dire sfidare le convenzioni e sperimentare idee che fino a poco prima sembravano impossibili, per creare nuove e sorprendenti emozioni.
Chi ha detto che un'auto elettrica non possa competere nelle gare motoristiche alla pari con le auto tradizionali? La risposta è Nissan Zeod RC, che sta per Zero Emission On Demand Race Car, una vera monoposto in grado di raggiungere i 300 km/h. Una sfida al mondo dei motori tradizionali, nel regno dei motori tradizionali, la 24 ore di Le Mans. Ascoltiamo le impressioni e le aspettative di chi sta lavorando su questo progetto. Oggi siamo sul circuito di Snetterton per due giorni di test con la Zeod RC. I test sono tra i momenti più importanti di tutto lo sviluppo dell'auto. È la prima volta che siamo su un vero circuito per un test completo. E per vedere se un'auto è affidabile, non c'è nulla di meglio che un test su una vera pista. È la prima volta che possiamo confrontare il comportamento che l'auto ha con quello che dovrebbe avere. Un buon test è un momento dove impari molto e dove sei il più utile possibile. Tutti i dati che il team acquisirà qui saranno utilissimi per il lavoro che seguirà nei laboratori e al computer, per migliorare quello che c'è da migliorare. Per questo i dati sono davvero cruciali. È completamente diverso da tutti i test che ho fatto fino ad ora nella mia carriera, perché qui tutto è nuovo e l'obiettivo è far sì che tutto funzioni nel suo insieme. In un test normale ti focalizzi solo sulla guida e quello che devi migliorare nella tua performance. Di solito nei test guidi senza pensieri, qui invece è completamente diverso. Devi essere concentrato su tutti gli aspetti dell'auto e poi spiegare tutto agli ingegneri, perché è qualcosa di nuovo per me quanto per loro. Sembra che il settaggio dei freni non sia male così. Dipende tutto dalla forza che applichi. Ok, credo proprio che siamo sulla giusta strada. Per il team è davvero una grande sfida, perché ci sono così tante cose da mettere a punto in un periodo così breve di tempo. È una sfida estrema, ma ce la faremo e tutto sarà pronto per Le Mans. Si chiama mountain board, deriva dal più conosciuto snowboard, si pratica su percorsi simili alla mountain bike, ma molto in comune con lo skate, che come tutte le invenzioni che si rispettino nasce nei primi anni 90 in un garage negli States. Dall'inventiva di alcuni giovani boarders risponde ad un desiderio ben preciso, divertirsi con lo snow anche d'estate. Ed ancora una volta l'impossibile diventa possibile. Il resto ce lo spiega Martina. Il mountain board è composto da un deck, ovvero la tavola, dove sono posizionati degli attacchi dove mettere i piedi. Nella parte inferiore ci sono dei track, come lo skateboard, con però delle ruote maggiorate. A differenza dello skateboard, ha anche un sistema di ammortizzazione dotato di molle che è regolabile per scendere su qualunque tipologia di fondo. Nel mountain board, come nello snowboard, ci sono diverse discipline. C'è il downhill, che è la discesa a tempo, dove corre un rider singolo e chi ci mette meno tempo vince. C'è il border cross, dove partono contemporaneamente quattro atleti. E poi c'è il freestyle, che sono dei salti e delle evoluzioni, come sostanzialmente nello snowboard, su delle rampe piuttosto che box o rail o altre tipologie di strutture. I percorsi ideali sono rappresentati dalle
piste da sci e da snowboard durante l'estate. Quindi sono dotati di un impianto di risalita, che può essere una seggiovia piuttosto che uno ski lift, e presentano varie tipologie di fondo, che può essere sia l'erba che delle stradine sterrate. Il mio percorso ideale, una pista da border cross che in Italia ancora non c'è. Una pista da border cross sostanzialmente assomiglia a una pista di biglie per bambini, soltanto che in pendenza. Presenta dei salti, delle paraboliche e delle hop, cioè dei cambi di pendenza, dove i rider salgono e scendono contemporaneamente. Da pochi anni il mountain board è uno sport riconosciuto dal CONI in Italia sotto la federazione degli sport a rotelle, quindi dell'hockey e del pattinaggio a rotelle, come lo skateboard, e io sono maestra federale italiana. Martina, allora, come funziona una gara di mountain board specialità border cross? Come ti dicevo, si parte contemporaneamente in quattro dai cancelletti di partenza e sostanzialmente è come una pista delle biglie, quindi ci sono delle paraboliche, ci sono dei salti. Per quanto riguarda le regole, tutto è concesso. Ah sì, quindi gomitate... Quindi costa. In pratica vince chi arriva sano all'arrivo. Sì, chi arriva primo all'arrivo. Quindi ci sono tutte le regole, le situazioni per una sana competizione sportiva. Beh, allora, competizione sicuro. E questo c'è. Sportiva ci siamo, sana, ma forse, ma non di non mente. Troppo, però. Comunque, te sei pronta per farci vedere qualcosina? Sono pronta. Dai, andiamo, facci vedere. Vai. Eccola qua, alzato. Wow, bello, questo è il grab, capito? Lei ha grabbato. Va proprio forte, oh. Guarda che velocità che ha. Il tip di oggi è stato incredibile, pura sfida alle convenzioni. Ah! E questo nasce dalla voglia di fare snowboard anche d'estate, quando non c'è la neve praticamente. Un mix crossover di idee, l'impossibile che diventa possibile. E se questo vi ha stupito, mi raccomando, non perdete la prossima puntata, che sarà interessante. Qui su Nissan The Quest, speciale What If. Yuri!